Allora, siamo pronti a salutare il dottor Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Reverendo. Sì, non se ne parla nemmeno, come i parcheggiatori, ingegneri. Dottor. Buongiorno. Dottor, buongiorno. Allora, cominciamo a leggere insieme i quotidiani. Oggi, attenzione, partiamo non da una prima. Detto Corriere della Sera ci riporta la questione regioni, che molto abbiamo affrontato con voi anche in linea diretta, le regole per riaprire tutto, le regioni al governo, il piano per il 3 giugno, ci arriviamo. Tra l'altro vi ricordiamo che oggi sarà, a proposito di regioni, nostro ospite, il nostro news, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, alle 8:40. Pagina 28 e 29 del Corriere, però, Davide, due intere paginate sulla questione giustizia, la questione Associazione Nazionale Magistrati, di fatto al collasso, credo lo si possa dire, per tutto ciò che è accaduto nelle ultime ore, e in un contesto che, come dire, per tradizione in Italia è animato più da polemiche che voglie di riforme, di far funzionare le cose, però quello che è accaduto tra giovedì e ieri forse non si era mai visto. Ecco, diciamo che abbiamo sorpreso persino gli italiani. Ah, sì, diciamo che siamo arrivati al punto di crollo, così è difficile. È difficile pensare di andare avanti. Il problema non è solamente quello della giustizia che non funziona, che purtroppo è così, e comporta un problema serissimo per il paese che lavora e per il paese che fa. Qui oramai siamo a un marciume diffuso. Non è inutile che ci girino attorno, non se ne esce se non separando le carriere, e le carriere sono tre. Da una parte c'è il magistrato che giudica e che non può essere collega, eletto, compagno di corrente o avversario del magistrato che fa le inchieste, quindi il procuratore. Quindi bisogna separare i giudici dai procuratori, e tutti e due vanno separati dai giornalisti, perché oggi le grandi testate italiane, il Corriere della Sera, La Stampa, Repubblica, Messaggero, potrei continuare, insomma, tendono a ignorare, a cancellare dalle loro pagine quello che purtroppo invece c'è, e cioè una sorta di fratellanza nella diffusione di notizie di reato e di carte delle inchieste fra procuratori, magistrati e giornalisti. Questa roba crea un pozzo nero dell'inciviltà nel quale si sguazza abbondantemente. Dice: ma siamo arrivati al punto di procuratori arrestati, noi siamo stati forse gli unici, e continuo a dirvi, guardate che quella è una cosa rilevantissima, i procuratori di Taranto e Trani, uno arrestato, l'altro avviso di garanzia per a fare pressioni sulle inchieste, e sono la incarnazione di cosa apposta la presunzione di innocenza, che quello che conta è l'accusa, come nel loro caso conta l'accusa. Dopodiché passo le carte dell'accusa al giornalista compiacente, quelle finiscono sui giornali, a quel punto ma che ve ne frega del giudizio, ma che ve ne frega del processo che arriva fra 10 anni, è finita, è andata, l'operazione è stata conclusa. Dice: ma questa è la dimostrazione che la giustizia funziona, il fatto che siano arrestati? No, io non sapremo mai se quella è la giustizia che avanza o la faida che danza. Sono guerre interne che non hanno nulla a che vedere con la giustizia. Tra l'altro, oggi credo si debba decidere sul procedimento relativo, decidere in sede politica, parlamentare, sul procedimento relativo a Matteo Salvini, per la questione sequestro di persona, eccetera. Noi, già quando successe, la mia personale opinione è che quel reato semplicemente non esiste e che quindi non sta né in cielo né in terra, ma in ogni caso esiste un giudizio. Dalle carte emerge, cioè delle intercettazioni emergono frasi nei confronti dell'allora ministro degli interni, che non c'è neanche bisogno di dover dimostrare il fumus persecutionis. Non era fumus, quella era proprio la persecutionis incarnata che lo seguiva. Questo non c'è dubbio. Dice Salvini, lo vedo su qualche giornale, sul Corriere della Sera, il compito del prossimo governo sarà quello di riformare la giustizia. Allora, io credo che il Parlamento farebbe bene a chiudere questa faccenda dell'inchiesta su Salvini. E chi se ne importa del processo, perché non è quello che conta. Credo che probabilmente farebbe bene qualsiasi governo, anche questo, a questo c'ha dei problemi. Fra l'altro, ho visto che il ministro della giustizia è riuscito a prendere l'aereo per spostarsi tra Roma e Napoli, credo che sia il record mondiale di perdite di tempo e di quattrini, l'aereo di Stato naturalmente. Però Salvini si deve ricordare una cosa:
che l'ultima volta che il governo di cui lui faceva parte si è occupato della giustizia ha cancellato la prescrizione e in quel modo, con il suo consenso e con il suo voto, si è ulteriormente esclusa l'Italia dal consesso dei paesi civili. Quando ci si occupa di questioni di giustizia bisogna farlo senza mai pensare agli avversari che devono essere inquisiti o alle proprie chiappe che devono essere difese, perché questi sono due approcci demenziali a un problema serissimo che è quello della giustizia. Allora, caro Davide, decreto scuola, accordo nella notte, concorso per 32.000 precari, ma dopo l'estate, no ai quiz a crocette a luglio, passa la mediazione, diciamo, di Conte sul bando straordinario, gli insegnanti andranno in cattedra dal primo di settembre a tempo determinato, presi dalle graduatorie d'istituto. Quando ci saranno le condizioni epidemiologiche si farà un test scritto con consegna di un elaborato. Ti sembra un risultato di buon senso oppure no? Ma una porcheria senza fine, voglio dire, messa così come l'hai, esattamente come l'hai letta, è una porcheria senza fine. Spero che non sia vero, spero che sia un'anticipazione dalla notte, che se erano stanchi, poi si capisce in queste l'aria che tira, l'aria si fa calda. Ma che uno, per dire, dice, allora, siccome abbiamo il problema dei precari, basta col precariato, allora facciamo così. Per l'anno prossimo scolastico gli facciamo un contratto a termine di un anno, cioè stanno circa 40.000 precari più o meno. Sì, è vero, bisognerebbe fare il concorso, starebbe scritto anche sulla Costituzione, però non è che si può avere proprio tutto. Allora facciamo così, il concorso non lo facciamo prima di fargli il contratto per un anno, lo facciamo dopo avergli fatto il contratto per un anno e lo facciamo se ci sono le condizioni epidemiologiche, perché praticamente oramai ci sono le condizioni epidemiologiche per fare qualsiasi cosa che non abbia a che vedere, nulla che sia produttivo o che abbia a che vedere con l'istruzione e con la cultura. Per quello si può fare tutto. Ma se ci sta di mezzo la cultura e la scuola, niente, condizioni epidemiologiche, non si possono fare i concorsi, quindi vedremo se si farà. Quando lo faremo? Però ricordiamoci di mettere nel punteggio che vale per vincere il concorso anche il fatto l'anzianità di precariato, perché c'è questa, cioè quelli che hai fatto il contratto per un anno, e così vai a fregare gli studenti, vai a fregare la cultura, vai a fregare quelli che sono bravi che vorrebbero andare in cattedra che non c'hanno manco il contratto per un anno, perché questo gli farà storia e gli farà punteggio. E tutto questo se lo smazza il prossimo governo, diciamo alla fine del 2021, tendente al 22. Avanzo subito, diciamo, la scommessa, si va a decreto di proroga e quindi per l'anno scolastico 22-23 si farà un ennesimo anno. No, questo non è un compromesso, questo è una resa senza condizioni, è una resa senza dignità al fatto che la scuola è considerata solo un posto dove bisogna dare lo stipendio a quelli che si sono guadagnati la possibilità di farlo entrando nelle graduatorie. Studenti e cultura, preparazione, capacità di avere forza lavoro all'altezza del mercato che sarà sempre più competitivo, specialmente post-Covid. Ma chi se ne importa? Sono cose in cui credono solo quelli che parlano, ma mica come noi che prendiamo i voti di quelli che non insegnano. Allora Davide, c'è tutta questa questione di 60.000 figure che dovrebbero essere reclutate a breve per controllare, insomma, per osservare cosa accade, anche se ci sono delle specifiche, devono essere gentili, devono avere la pettorina blu, insomma non sono dei pubblici ufficiali. Allora, se ne parla un po' ovunque sui quotidiani questa mattina, leggo il titolo nello specifico del giornale: bando per 60.000 volontari, la farsa dell'assistente civico, servivano in fase 1 per aiutare i cittadini in lockdown, chiamata in ritardo, spacciati per sceriffi antimovida. Cos'è successo? Vabbè, l'ipotesi sarebbe quello anche di utilizzare le persone che prendono il reddito di cittadinanza. Quando si fanno questi comunicati di stampa ci si dimentica sempre, non so se sia direttamente dal governo che l'hanno messa così, il testo della legge sul reddito di cittadinanza. Siccome io posso, se prendo il reddito di cittadinanza, posso rifiutare fino a 3 volte le offerte di lavoro che mi vengono fatte, allora questi hanno detto: senta, facciamo così, andare a raccogliere le pere nei campi, mi pare di capire che lei tanto mi dice di no, quindi se ne saremmo alla prima, la seconda sono fagiolini, mi dice di no, allora io ce le offrirei di andare a prendere l'aperitivo con gli altri, però a spese nostre. Lei va a prendere l'aperitivo con gli altri, però non si devono assembrare, deve cercare di tenerli distanti,
e le diamo una pettorina. Ora, la pettorina è una cosa bellissima, perché il concetto di pubblico ufficiale si basa esattamente su questo. C'è una ragione per la quale, nonostante io abbia una potente macchina, quando un carabiniere mi mette la paletta davanti, la mia macchina si arresta improvvisamente, perché la sua paletta è molto più potente della mia macchina, perché lui è un pubblico ufficiale, lui è l'autorità costituita, e se io non mi fermo alla paletta, io commetto un'infrazione che tende a essere un reato e quindi la pagherò molto caramente. Ma se mi metto uno con la pettorina che mi dice si allontani da quella fanciulla, io domando, ma lei è lo zio della fanciulla, è lei qui esattamente con la pettorina che rappresenta? Perché se non è un pubblico ufficiale si faccia gli affari suoi, se è un pubblico ufficiale però a quel punto deve essere dipendente, deve essere inquadrato, cioè non è quello che è lei. Allora, che sarebbe, diciamo, la compagnia dei monatti mandati in giro a ricordarci che non solo si deve morire ma possibilmente bisogna farlo da soli? Io ho l'impressione, leggendo in giro un po' anche il comportamento delle persone, gli italiani a questo giro devono avere infastidito, cioè la loro disciplina, la loro capacità di stare alle regole deve stare sull'anima a qualcuno, per cui bisogna adesso a questo punto far capire che bisogna essere disciplinati, ma ti mando pure quello che ti deve fare la guardiania, che è una cosa che mi sollecita a essere indisciplinato. Si potrebbe evitare quest'ulteriore cosa, grazie. No, tu sai che c'ho la fissa, Davide, ma la pettorina blu è il sogno del moralizzatore dei social. È il sogno. Eccoci, poter qua. Dire all'Allegrenzi, a me, a te, a Pierluigi, fermati, tu non puoi prendere la pettorina. Ma siete matti. Ma siete completamente fuori di testa. Ma immaginate, è la mia domanda. Tra poco ci verranno anche a sindacare di cosa stiamo discutendo tra di noi. Ma pensa all'Allegrenzi che dialoga col moralizzatore. No, cioè, l'Allegrenzi non dialoga. Poveraccio, è l'unico motivo per solidarizzare col moralizzatore. Sì, cioè, gli basta uno sguardo dell'Allegrenzi e muore praticamente. Lo incenerisco. Appunto. Il consueto appuntamento del lunedì, Data Room con Milena Gabanelli, si parla del cruciale tema tamponi. Davide, tra l'altro lo ricordiamo ancora, il presidente della Lombardia Fontana sarà nostro ospite alle 8:40 e sulla Lombardia si parla tantissimo, per esempio, di tamponi, esami sierologici e quant'altro. Sì, ci sono due aspetti. Uno, naturalmente, la Lombardia è la regione più colpita, una regione vitale, cioè, a qualsiasi paese d'Italia è vitale per tutti gli italiani. La Lombardia è un grande cuore produttivo ed è stata colpita duramente. Si sono fatti in rapporto alla popolazione assai meno tamponi di quanti non se ne facciano da altre parti. Una delle ragioni di cui si parla in questo pezzo è che i sistemi di analisi sono diversi, nel senso che le macchine comprate in regione Lombardia funzionano solo con i reagenti di quella, un po' come nella nostra esperienza le stampanti e l'inchiostro, no? Hai comprato quella stampante, ci devi mettere per forza l'inchiostro di quella casa. Invece in Veneto sembrerebbe la cosa essere diversa, nel senso che funziona con diversi reagenti. Tutte cose molto interessanti, saranno approfondite, ci saranno le sedi e le occasioni. Io dico un'altra cosa, quel problema lombardo va risolto, tutte le forze italiane devono concentrarsi sulla Lombardia. Altro che dire il problema è la Lombardia ha sbagliato, chi se ne importa, ma altrettanto non ha senso dire, spero che il governatore Fontana sappia, dice questa è una cosa che governeremo noi lombardi. No, questo è un grande problema italiano e va affrontato come il principale problema italiano. Perché se noi riusciamo ad aggredire il problema della diffusione di questo virus in Lombardia, l'Italia torna a una condizione di allarme normale e la finiamo di farci del male, come ci stiamo facendo abbondantemente del male dal punto di vista produttivo, dal punto di vista civile, dal punto di vista morale e anche dal punto di vista turistico, perché sapete, l'Italia è una sola, il prodotto turismo è uno solo, quindi tutti in Lombardia. Avete presente i 1000 che partirono da Bergamo, soprattutto da Bergamo, e dallo scoglio di Quarto raggiunsero la Sicilia? Facciamo l'esatto contrario, cioè portiamo tutte le forze sanitarie, devono essere portate lì senza distinzioni e senza egoismi e senza dire l'ho fatto io, l'ho fatto lui, perché questa è una cosa che ce ne importa assolutamente niente. Davide, mi piacerebbe che commentassi un video che è diventato virale, una storia molto tenera, l'incontro ravvicinato fra un esemplare di orso bruno ed una famiglia di trentini. La zona è quella di Malga Nuova, nel comune di Sporminore, sopra i 2000 metri di quota, e sono decisamente emozioni a metà fra timore e stupore, no? Ma particolarmente bravi sono stati il piccolo Alessandro e Loris Cagliari, autore di questo video, che sono riusciti a mantenere la calma allontanandosi. Ieri il quotidiano trentino titolava
l'orso insegue un ragazzino e poi fugge via. Ha strappato più di un sorriso, è stata una, insomma, un'immagine molto tenera su cui i nostri ascoltatori si sono concentrati. Qual è, diciamo così, un'analisi che tu puoi fare? Ho visto un commento, degli orsi so pochissimo, però ho visto un commento in cui dice che è stato bravissimo perché non lo ha guardato negli occhi. L'orso non lo devi guardare negli occhi, così abbiamo imparato che almeno in questo un orso si deve, con i confronti di un orso ci si deve comportare in maniera diversa da quelli che ci governano, che bisognerebbe guardarli un po' più dritti negli occhi. Commento geniale comunque. E Grezzi, tu puoi dire a Giacalone qualsiasi cosa, lui c'è. Io posso salutarlo perché è arrivato la conclusione della nostra chiacchierata di oggi. Lo rimando con grande piacere a domani mattina. Grazie Davide, buon lavoro e a domani. Sempre meglio che a settembre. Buona radio a tutti. Ciao.